messo in croce, niente, niente. Devo anche iniziare a pensare agli attori, ai costumi e anche al giorno in cui mettere in scena l'opera. Mi fa tanto, alla fine cioè, si creano sempre problemi. Al diavolo. Perché non riesco più a scrivere nessuno dei miei personaggi? Nessuno, proprio quelli come i miei magici opere nel Titania, i miei romantici Romeo e Giulietta e le battute sagaci di Mercuzio, perché non ci sono? Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Dio, che risone. Senti, torniamoci su. Presto, vieni qui. Aiutami ad alzarmi. Dammi una mano. L'altra mano. Oh, Titania. Puck. Luce della mia vita e dei miei occhi. Alzai da sola. Come osi? Io sono Titania, la regina delle fate elfiche del nord. Suprema, bellissima. Altissima, purissima e pure devissima magari, no? Ma stai un po' zitta, vecchia. Nessuno vuol sentirti. Col nome, quanto è ballo. Per quanto mi costi dirlo, hai proprio ragione. Giulietta. Stavo dicendo. Approvo in pieno. Ripeto. Romeo. Sono d'accordo. Giulietta. Romeo! Per tutte le gambe Rosalina, basta! Essere o non essere, questo è il problema. Cara di un Mercuzio, vieni qui. Ti farò assaggiare il sapore della mia spada. Venga! Santa brughiera, le opere sono distrutte, moriremo tutti. Moglie mia, vabbè, che facciamo? Gatto buccioso senza artigli. Verme senza spina dorsale. Non sei dunque un uomo? Non sei un re? Faresti rischiare tutta la tua signora, ma non ti vergogni? Vabbè, toccherà a me. L'unica qui dentro con un briciolo di... Se le vostre opere volete salvare, quell'idiota di un casa dovete svegliare. Beh, potrei fare l'incantesimo. Oppure potremmo fare la pozione. Ma no, forse della rugiada potrebbe aiutarlo. Mettetela voi. Vado a Shakespeare. Aiutatemi in benedetto. Fate scendere, si svegli! Oddio! Le opere, quindi le opere... Cosa state? Dio salvi la regina! Ok. Mercuzio, smettila di tormentare Ophelia! Sì, infatti, ma... Ma state zitti, piantata di fare Santa Mimini. Dovreste fare con quei due, guardate. Ma no, si fanno male pure. Ma voi chi sareste? E da dove siete venuti? Ah, bravo. Hai abbandonato il tuo trono da martire, eh? Tante lodi per essere uno dei poeti più grandi della storia, eh? Bravo, bravo. Dai tu, spiegami che è successo. Tenendo conto delle reazioni fisico-temporali che regolano l'universo, bisogna essere abbastanza intelligenti da poter localizzare. In sintesi! Siamo usciti dalle due opere per evitare che non possa ucciderci tutti. Molto bene. Ora sì. Non ho capito. Cioè, voi sareste i personaggi delle mie opere dalle quali sono usciti per impedirmi di distruggerle, perché sennò morirete tutti. Esatto, Master Shakespeare. Ma, dolce creatura, sei troppo gentile con questo buffone! Che, detto tra noi, non si infila sotto una corna da una vita ormai. Questo buffone da quattro soldi ti ha creato, lo sai, vero? Sai zitto, se fosse per te saresti ancora a decantare le origini dell'universo. Ben detto, ragazzo. Qui dentro tutti sono degli svampiri. Basta guardare quelli là. Ma no, dai, cara, sono ancora giovani. Hanno tutta la vita davanti. Dio santo, ho sposato un idiota! Silenzio! Finalmente, ciò che si sono in realtà non mi interessa. Non mi impedirete di distruggere le mie opere, se si mandi della mia disgrazia. Adesso non ti sembra di esagerare un pochino? Ma sì, infatti, mi stai fissando sul fatto che non riesci a scoprire nulla. Finalmente qualcosa di intelligente esce dalla tua bocca, marito mio. Questo è troppo, però. Adesso, non litigate. Missione guerra, non ricordate? In effetti non hanno tutti i torti, Master Shakespeare. Magari le manca solo la giusta ispirazione, non la capacità. In fondo non è uno dei poeti più famosi agli occhi della regina? Dico bene, mio adorato? Essere o non essere, questo è il problema. Ispirazione, dici, eh? Ma non c'è che dire. Ogni domenica ricevo mazzi di rose e proposte di matrimonio. Non dovrei essere così male, no? Sai che c'è? Ti manca quel pizzico di fantasia
dovresti scrivere di una rockstar. Si innamora di uno che fa musica classica, il musicista muore, la rockstar si trasferisce alla guai, sposa un bambino, hanno figli, cane e criceto. Hai descritto la vita ideale, vero? Ma metti una storia d'amore. Beh, sì, una storia d'amore. Una storia d'amore. Ma ne ho scritta centinaia e quasi quasi ne è la meglio riuscita. Sì, ma hanno sempre un gran successo. Beh, pensa ad esempio al triangolo amoroso Antonio, Cleopatra e Cesare, oppure a Tristano di Isolda. Se tu scrivessi di due giovani che si incontrano ad Oxford e dopo tante peripezie aprono uno studio legato a New York? Spero tu stia scherzando. Qui ci vuole la guerra, il sangue e i nemici. La paglia. Vedrai te come arrivano gli spettatori. Ora, cara, non essere aggressiva. Come mi hai chiamata? Ma no, che ride, così non funziona. Ma scrivi su tre streghe molto affascinanti. E delle loro pozioni. Scrivi di me, scrivi la mia storia. Una giovane fata, bella, fiduciosa nel futuro, andata in sposa ad un diavolo con le corna. Oppure potresti scrivere la storia di un giovane principe, alto, abile nella magia quanto nella spada, andata in sposa a una vecchia rabbia. Ci penserò. Aspetta, hai detto magia? Se proprio li mangiamo a parlare, prima voi due dovrei ascoltare. La storia degli avvestimenti è troppo scontata, credevo potesse essere una buona idea. Non sai che la tua allocuzio è data, vero? Perché teoricamente un corpo umano è formato principalmente da acqua, mentre due da sede tendere che sia. Ci vuoi stare zitto? Oh, bravo. Se non fossi in presenza di possibili testimoni, ti avrei già impizzato. Saresti compagno di giochi di quella sottospecie di teschio, con quello con cui va in giro. Non l'avrai mai. Ne, io non ho. Per me va bene. Sempre il solito figlio di cane, Mercuzio. Falla finita! Razza di frate castrato! Io un frate, io? Conquistatore di Enne? Torna qui e dimmelo in faccia. Magliare armato di pugnale. Anga! Non devi pensare. Non mai usata nel suo intero potenziale. Perché l'ho usata prima, però. Però vedete, non mi viene in mente niente. Come faccio? Scemo di un poeta, ti legherai con lo spago. Usa il cervello, pensa a un mago. Un cosa? Un mago, giusto, Lux, in genere. Beh, a qualcosa avrebbe potuto servire dopo tutto. Mago, dici, eh? Sì, potrebbe anche andare, ma. Non riesco a scrivere nulla, come faccio? Beh, potessi scrivere di un mago anziano, potente e di nobile. Con una figlia che lui ama moltissimo, ma che tiene in qualche modo prigioniera. Sì, potrebbe anche andare, iniziate a scrivere. Allora, quindi abbiamo questo mago e la figlia, e però manca l'antagonista. E, allora, il mago è stato surpato da... Il fratello è sempre il fratello. Il fratello sia. Allora abbiamo il mago, la figlia del mago e il fratello del mago. Ora manca però il principale elemento magico. Forse uno spirito benigno tenuto prigioniero dalla figlia? Ma cosa vai blaterando? Qui ci vuole la guerra, il sangue e soprattutto i nemici. No, non dalla figlia, dal mago invece. È perfetto, però sento che manca qualcosa. Magari un selvaggio, dato che l'opera è ambientata su un'isola deserta. Sì, è perfetto. Allora, immaginate, abbiamo il mago e la figlia che sono stati surpati dal trono e ora si trovano da soli su un'isola deserta e si sono legati ad un selvaggio e ad uno spirito di opinione. Lo sento, manca qualcosa. Una storia d'amore! Una storia d'amore, giusto! Allora, pensiamo un attimo a come farla. Nemici! Tutti i nemici. I nemici, giusto. Allora, però non il figlio del nemico, troppo scontato, le solite soppopera. Il figlio dell'alleato del nemico. Perfetto, ho tutto in mente. Sì, ma non sarai dimenticato qualcosa? Qualcosa? I nomi, amico, i nomi. Non lo so, che cosa potrei scrivere? Ce l'ho! Allora, il mago sarà prospero. La figlia, Miranda.
il selvaggio Caliban e lo spirito Benignore. È perfetto. Vabbè, tanto sarai te che prenderai i cavoli, dato che fanno schifo. Sempre così gentile, eh? E quindi ora che succede? Adesso ci siamo noi, giovanotto. E quali siete? Io sono Prospero, un tempo duca di Milano. Ed io sono Arian, spirito dei venti del nord. Non del sud, per favore, tutti mi confondono con il pianeta di Piccio. E questo qui è Caliban. Potete provare ad avvicinarvi se volete, ma non so mica certo se vi capirà. Quindi fatemi capire. Voi sareste i personaggi dell'opera che ho appena scritto. Esatto. Siamo proprio noi. Benvenuti allora. Quindi scusa. Tu dovresti essere Caliban, giusto? Tempesta! Scusa, come? Tempesta! Stupida! Tempesta! Quell'idiota di un mago! Potete parlargli, ma non sono sicuro che vi capirà. Se non fossi legato a lui da uno stupido incantesimo, l'avrei già disintegrato. Per non parlare di quando ha evocato quella stupida tempesta che ha distrutto tutto! Stupido vecchio! Stupido vecchio! Stupido vecchio! E adesso che gli prendi? E chi lo capisce a quello? A metà del tempo sembrano zombie. L'altra metà uno è vestito da tram. Ti dice niente, tempesta? Beh, se lei intende la tempesta che ho fatto scatenare contro quella nobile brigata, allora sì. Che brutta nottata fu quella. Avevo così tanta voglia di unirmi con i miei cugini venti e invece... Non erano i tuoi fratelli? No. Soltanto Scirocco e Tramontana. Mentre invece, gli di sei, sono miei cugini di primo grado. Sai, Zefiro, il fratello di mio padre. Ah sì, Bora, ricordo. No. Vedi che non capisci mai nulla? Te l'avrò detto centinaia di volte ormai. Mio padre è Eolo. Ariel, modera i toni. Will, si sente bene? Tutto a posto. Ho trovato anche il titolo. Sarà The Tempest. Originale, eh? Will, a favore, alzi una mano. Va, a provare. Allora, credo che sia ora, non trovate? Ora? Per che cosa? Per andarcene, no? Che altro, poeta? Eh sì, ma dovremmo pure tornare ai nostri mondi. Poi c'ho quell'angelo di Rosalina che mi aspetta. Ah. Allora ci dovremmo anche salutare, no? Arrivederci, Will. Arrivederci. Dio, che mal di testa. Ma quante ore ho dormito? Mi sembrava fosse la realtà. Beh, fa niente. Ho un'opera da scrivere. Adesso che facciamo? Proprio non ci arrivi, eh? Puoi stare zitto una buona volta, frate castrato. Mercuzio non ha tutti i torti. Cosa facciamo adesso? Sapevo che la fatti stare tutto là. Essere o non essere, questo è il problema. E finisci tu! Sbrigati, aiutami ad alzarmi, portami la mano, l'altra mano. Porti, Dania, uccidi la mia vita.
seconda. Mamma mia, che sogno. Ma sembra fosse stato. No, posso Marianna? Qualcuno va al dietro a sentire tutti quanti. Niente, Dashi! Sposto leggermente di qua. Però non capisco perché non funziona. Sì, noi l'avremmo da te con la gamba. E no, così da sa. Sto qua. Vieni. A fa che? Perché c'era per sette non importa, dai. Io. Tanto la luce era prova a metterla bene, ma la prendo. No, non è un problema, la luce è meglio la base. Ecco, basta così, dai. No, così brutto. Vabbè, che mi importa. Dai, entri. Così. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down and crying, crying. You know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.